Hola Rockers, oggi vi porto con me nella terza edizione del Milano Armonica Ramble, il festival dell'armonica interamente dedicato, secondo voi che cosa? All'armonica. Ok, andiamo dentro, ci saranno masterclass, concerti, armonicisti da tutta Italia, grandi ospiti, grandi artisti, insomma un'esperienza davvero unica. E come di consuetudine, siete pronti? Prontissimi! Spacchiamo tutto stasera, Milano Armonica Ramble. Qual è il range di frequenza? Il nostro orecchio è in grado di sentire. Allora, due parole sul Milano Armonica Ramble. Che cos'è il Milano Armonica Ramble? Per chi non lo conoscesse, è un festival dell'armonica completamente organizzato da armonicisti, da me, da Davide Speranza, quest'anno anche da Simone Moroni. L'obiettivo è quello di creare una mega famiglia, quindi tutte persone accomunate dalla stessa passione, e di portare sul palco armonicisti nazionali e non di spicco super top. Quest'anno ci saranno le masterclass come tutti gli anni, quindi coinvolgiamo, l'idea è quella di coinvolgere più persone possibili anche nell'acquisire tecniche nuove, linguaggi nuovi, e poi sul palco saliranno artisti d'eccezione del panorama nazionale. Questo è il terzo anno che organizziamo questo festival, siamo super felici perché veramente ci siete stati vicini fin dall'inizio, e anzi abbiamo creato una grossa comunità di amici che vogliono comunque partecipare in maniera attiva, il che ci fa veramente piacere. Quest'anno sul palco ci sarà Gianni Massarutto e Tom Harp Newton, quindi due armonicisti completamente differenti, ma che fonderanno le loro arti e i loro linguaggi in un unico contesto. Questa cosa è poetica. Ma adesso bando le ciance, anzi se riesco faccio anche qualche piccola intervista sia a Gianni sia a Tom, in modo tale da vedere anche cosa ci hanno da dire loro. Sono un po' stanco, ve lo posso tranquillamente dire, perché comunque organizzare un festival è impegnativo, ma siamo davvero soddisfatti e la vostra vicinanza ci fa veramente sentire al top. Tra l'altro quest'anno le masterclass sono anche online, e anche l'anno prossimo, perché siamo già orientati. Adesso bando le ciance, andiamo a beccare Gianni e Tom e sentiamo cosa hanno da dirci. Come promesso, ho qui di fianco a me il mitico Gianni Massarutto. Ciao! Armonica pre-war, lui ha fatto appena finito adesso una masterclass, ragazzi, fighissima, cioè veramente un linguaggio ormai da altri tempi. Esatto. Pochissimi hanno questo linguaggio, no, oggi. Pochissimi studiano questo periodo storico, perché sono tutti attratti dai volumi elettrici e da fare un po' i solisti. Invece questo tipo di stile ti obbliga anche a usare l'armonica in maniera ritmica, e quindi è proprio la cosa che mi ha interessato di più di questo fenomeno. Esatto. Tra l'altro, cioè, veramente apprezzabile il fatto che vai velocissimo, sei un treno in tutte le direzioni. Sì, beh, insomma, c'è una tecnica particolare. Ci sono delle tecniche, appunto, spieghiamo un attimo questa cosa, perché i nostri amici magari da casa che seguono il mondo dell'armonica, ma magari lo seguono in maniera così, diciamo, un po' distratta, un po' superficiale. L'armonica è uno strumento che ha alla base tanta tecnica per poterla utilizzare come deve essere utilizzata. Quindi nell'armonica pre-war abbiamo praticamente visto una tecnica spaventosa di respirazione. Certo, sì, ancora non riesco a fare una ragione quanto bravi fossero nei primi 900, e soprattutto non c'erano metodi, non c'erano insegnanti, e quello che mi fa veramente impressione è che appunto a quegli anni lì c'era una tecnica veramente invidiabile. Qual è la cosa che ti dà più soddisfazione? Sì, no, tranquillo, si è spento lo schermino, ma noi stiamo andando, se vai così è a risparmio energetico, scusate, amici. Perfetto, avevo paura di... No, non parli da solo, vai tranquillo. Qual è la cosa che ti dà più soddisfazione quando suoni questo genere?
Come ho spiegato nel workshop, a me piace la componente ritmica, cioè suonare in maniera ritmica. Mi piace, mi ha sempre interessato, ho approfondito questo tipo di tecnica appunto per questo, perché mi piace approfondire parti che sono messe un po' in ombra, no? L'armonicista è visto come un solista, invece io ho coniato questa definizione che è solitario, si basta da solo, sì. Da solo può fare sia la ritmica che la melodia. E quindi questi armonicisti si bastavano, e questo mi intriga molto come concezione. Bello, bastarsi vero. Da solo. Vero, assolutamente sì. Qualche armonicista di quell'epoca che ti senti di consigliare ai nostri amici? Ma Freeman Stowers, Difford Bailey, Hollis Martin, sono tre i migliori che ci sono dei solitari. Poi anche Jess Gillum, però quello non era più un solitario, era un solista. Ottimo. E tanti altri, Jaiber Coleman. Poi magari ve li scriviamo nei commenti, vi lasciamo un po' di riferimenti se volete fare un po' di ricerca, perché poi di questo si tratta, un lento e lungo lavoro di ricerca del suono, di ricerca dello stile. Insomma, l'armonica è un mondo ampio. Più che altro calarsi in quel periodo storico ti fa capire le differenze rispetto alla tecnica che c'è adesso, che non è più facile, è semplicemente un'altra cosa. Perfetto, grazie mille di queste bellissime parole. Vi lasciamo poi nei commenti tutti i link di Gianni, sito e quant'altro, quindi se siete incuriositi da questo mondo, lui è la persona da sentire, garantito al 100%. E stasera spacchiamo tutto. Sì. Stasera concertone. Grazie. Ciao. Gianni. Artista sul palco come headliner nella terza edizione del Milano Armonica Ramble, Tom Arp Newton. Ciao a tutti. Tutto bene? Molto bene, molto bene. Bellissima accoglienza questa. Grazie. Allora, raccontaci un attimino la tua esperienza con l'armonica. Lui mi diceva, io non sono esperto di armoniche, ma non è vero. No, mi è capitato. Ti è capitato di suonare qualche volta? Allora, no ragazzi, a parte gli scherzi, lui è una bomba. Questa sera sentirete delle cose spettacolari. Ma facciamolo parlare un attimino, no, parlo sempre io. Dai, dici un attimino la tua esperienza con l'armonica, con il tuo stile, perché tu hai un linguaggio molto personale, particolare. Sì, diciamo che sono sempre stato fuori dagli schemi, e quindi quello che suono è quello che alla fine rubo dagli altri generi. Io non ascolto tantissimo blues, l'ho ascoltato molto, ma quando suono l'armonica penso spesso di suonare un altro strumento, quindi forse questo è quello che mi caratterizza di più. Che strumento pensi? Non lo so, all'Hammond, dalla chitarra, queste cose qua. Ottimo. Comunque mi approccio all'armonica da molto piccolo, perché mio papà era musicista, mio fratello è un musicista, quindi quando eravamo bambini, per farci stare buoni e zitti, zitti non tanto, avete giocato con gli strumenti? Abbiamo giocato con gli strumenti. Ottima strada. E niente, abbiamo fatto un gruppo blues, abbiamo creato un gruppo blues che si chiamava ai tempi Pacific Blues Band, che nasce nel 99. E niente, da lì l'abbiamo presa come gioco. Io avevo 6-7 anni
e da lì poi è tutta in salita e siamo arrivati a noi. Quindi l'armonica è stata un po' all'inizio un gioco e poi una passione, poi una grandissima domanda. Rimane sempre una grandissima domanda. È un mondo talmente ampio, parlavo prima con Gianni, che lui fa questo stile molto arcaico, se vogliamo, no? Uno dei primi stili armonicistici. Però l'armonica si è evoluta, siamo arrivati a cose che forse anche con l'armonica vanno un po' al di là del seminato del blues tradizionale. Assolutamente. Almeno io la vedo anche così, cioè l'armonica è uno strumento fatto e finito, si possono usare effetti, si possono usare pedaliere, si possono veramente creare sonorità nuove, particolari. Ed è bello che vada ed è anche bello che torni un po'. Assolutamente, beh, le radici quelle stanno, è da lì, non ci si può. Quello sì, le radici ci devono essere. Però anche la sperimentazione, soprattutto in questo periodo storico, secondo me è molto interessante. Sì. Ci sono delle sonorità nuove che sono molto interessanti, anche come fraseggi. Sì. Qual è il tuo artista preferito? Il mio armonicista o il mio artista preferito? Artista e armonicista, no. Perché si capiscono tante cose da questo. Ne ho uno. Questa è una domanda difficilissima. Sono appassionato tantissimo di black music, Motown e quella roba lì, quindi James Brown e via dicendo, Bob Marley o gli artisti Beatles, ce ne sono tantissimi che mi regalano tantissime emozioni. Nel mondo dell'armonica mi piacciono più le cose vecchie, cioè ci sono molti armonicisti moderni tipo Howard Levy, Brendan Power e tantissimi altri, Jason Ricci, che suonano la paura. Però se dovessi scegliere tra l'uno e l'altro, mi piace più pescare dalla tradizione. Sì, uno che concordo. Sentiva di più il peso dello strumento in quell'epoca. Sì, e anzi, anche perché hai detto una grande verità, bisogna comunque contestualizzare. Assolutamente, bisogna sempre contestualizzare quello che si suona, dove è nato, in che condizione è nato, e poi dopo l'evoluzione ha fatto. Sì, forse ai tempi era più un'arma di uno strumento. Sì. Diceva molte più l'arma cose. È un riscatto anche sociale notevole sotto alcuni punti di vista, quindi c'erano delle dinamiche dietro un po' più sentite a livello anche proprio di persona. Adesso quindi mi affascina quel tipo di mondo lì più di quello moderno, però chi lo sa, per i prossimi anni, le prossime ere, non si sa mai. Sempre avanti, stasera spacchiamo tutto, non vedo l'ora, c'è pieno di armonicisti, ho visto veramente poche volte così tanti armonicisti tutti assieme, sono emozionato, si sente, si vede. Quindi se vi stanno sulle scatole gli armonicisti è l'occasione buona, chiudeteci dentro la scichiera, non ce ne saranno più nelle strade di Milano e Italia per un po', però no dai. Detto questo, io sono super contento di averti come ospite, sarà una serata super bellissima, secondo me ci divertiremo un sacco e soprattutto spero che lo spirito dell'armonica venga percepito anche dagli amici a casa. Se riuscite, venite. Se siete vicino, se siete lontano, avete un po' di tempo. Vabbè, se no, dai, l'anno prossimo, perché siamo già proiettati agli altri anni. Assolutamente, sarai invitato anche. Sempre. Anche come ospite, sempre. Sì, abbiamo questa tradizione nella Milano Armonica Ramble: chi suona diventa ospite fisso nelle edizioni dopo. Quindi, questa sarà a casa tua da oggi a tutte le edizioni a venire. Sappilo, quando vuoi, noi siamo qua. Tomab Newton, mettiamo poi tutti i tuoi link nelle descrizioni, così almeno se siete interessati al suo linguaggio, al suo stile, andatelo a sentire perché veramente merita. Buon pasto, andiamo a berci la birra. Grazie mille, ciao. You will never die.
una masterclass livello open a... Yeah.
Armonica Ramble, terza edizione, finita da pochissimo, come avete visto, una figata pazzesca. Ci siamo divertiti tantissimo, tantissimi armonicisti sul palco, giù dal palco, tripugio di armoniche. Ci vediamo il prossimo anno, torneremo più carichi che mai. Adesso smontiamo tutto, spegni questo video, prendi la tua armonica e comincia a suonare. Buone armonicate, ciao! Solito video di chiusura e chiuderà su Omar come al solito. Solito comune. Anzi, lui è il manager del gruppo. Se volete vi faccio vedere una cosa. Vai!